secondo ospite di gara, arriva così sconosciuto, che è il suo nome d'arte. Ciao! Buonasera, buonasera. Ciao, come stai? Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Voi tutto a posto? Noi stiamo bene, ma soprattutto siamo, come ti accennavamo all'inizio, no? curiosi di sapere come nasce In Arte Sconosciuto, anche questo aneddoto del nome, perché è veramente bello, curioso, e poi rimane, no? Rimane. E soprattutto di che genere parliamo? Prego, a te la parola. Allora, genere... Partiamo dal genere, così poi, come dire, ci andiamo a riversare in quello che è il significato del nome. Il genere è un po' vago, nel senso che non mi piace etichettarmi come rapper. Non mi piace l'ambiente rap, non mi piace la definizione di rapper, perché purtroppo legata a questa definizione c'è molta, come dire, c'è molta, mi dispiace dirlo così, ma c'è molta ignoranza per quel che riguarda tutto il processo di produzione musicale. Ma ci può stare, questa affermazione ci può stare tutta, cioè nel senso, hai spiegato chiaramente il motivo, quindi ci sta. Sì, sì, assolutamente. Quindi non mi piace essere definito tale. Poi le tematiche che affronto non sono quelle classiche del rapper, quindi raramente faccio brani autocelebrativi. Perciò genere lo definirei musica elettronica, perché effettivamente di quello si sta parlando, prodotta al computer sostanzialmente. Sottogenere potrebbe essere pop barra rap, R&B, dipende un attimino dal brano. Molto interessante. E quindi invece il motivo di questo nome d'arte? Questo nome d'arte è venuto fuori dal fatto che quando ho iniziato a fare rap mi è sempre piaciuto fare canzoni quasi in terza persona, cioè mi capitava di fare canzoni in cui parlavo di me, ma ne parlavo a tu per tu, come se io stessi parlando con un'altra persona, no? Okay. Curiosa questa cosa non so per quale motivo esattamente, come se mi stessi guardando allo specchio, come se mi stessi vedendo da fuori, perciò cerco di depersonalizzare quelle che sono le mie canzoni per poter dare la possibilità agli altri di ritrovarci, si capito? Quindi questo è anche il motivo per cui mi reputo sconosciuto, il mio nome d'arte è sconosciuto. Inoltre c'è un altro dettaglio, ovvero il fatto che nella mia musica mi piace indagare, almeno nei miei testi, su quello che è un po' l'animo umano, su come siamo, i nostri sentimenti, le nostre emozioni. E io personalmente reputo che non ci si possa conoscere al 100%, così come non si possono conoscere gli altri, quindi siamo tutti sconosciuti sia agli altri che a noi stessi. Bella, mi piace, questa mi piace. Molto, regia, molto. Prendete un trancio di queste parole e mettetele sui social, perché mi piace un sacco. Girare il loop. No, sì. Veramente complimenti, anche perché è un nome che hai ricavato da un'indagine su quello che facevi, diciamo, di cuore, a sentimento, no? Sì. Quindi ancora più bello, perché cioè è vero, quindi ancora più sentito. Ma io a questo punto sarei molto molto curiosa di andare ad ascoltare cosa ci hai portato oggi. Anzi, se lo vuoi presentare te, noi ti lasciamo lo schermo e lanci il singolo che ci hai portato. Perfetto, io vi presento Legge Matematica, un brano di 2 anni e mezzo fa, che in verità paradossalmente, nonostante sia così arretrato nel tempo, rispecchia molto quello che sto facendo adesso e i prossimi progetti futuri. Cerco il punto di flesso. Tutti gli errori che ho commesso da fuori non li vedi, ma sai che poi rifletto e li vedo nello specchio. Ed è una vita che trascorro nella mia indecisione, che idea d'Heisenberg conosce l'indeterminazione. Cerco identità nella relatività, ma il problema più difficile è trovare la mia funzione. Sai, non è questione di arroganza, insieme stavamo bene, sembravamo un'assonanza. Maggioranza dei momenti, sentimenti, le dita innumerevoli su noi come strumenti. Eppure non lo senti, né mai lo sentivi, tranne i limiti notevoli e rimanevamo uniti. Ivi per cui ogni tanto non mi capivi, ci sognavo in comunione, sai, 2 gocce di infiniti.
La vita come legge matematica, matematica. Sintassi di sinapsi ed emozioni. Sai che non è casuale matematica. A tutte le azioni corrispondono reazioni. La vita come legge matematica, matematica. Sintassi di sinapsi ed emozioni. Sai che non è casuale matematica. A tutte le azioni corrispondono reazioni. Tu al mio fianco che dormivi ti sentivo respirare. La cosa più bella che potessi desiderare. Vivi come i greci, sembrava un racconto mitico. Ma amarsi e dopo odiarsi purtroppo è un processo ciclico. E la vita è un sogno in bilico, ma te non temere. Ci sono io a tenerti se poi sogni di cadere. Tu pensa a quali ipotesi siano più veritiere. Io la tesi e tu l'antitesi di queste sere nere. Lumi di candele come lumi di ragione. Verità non vere solo per aver ragione. Tu fai piano che la retta via l'ho persa. Fintanto che all'eclissi la mia stella non darà illuminazione. Come un'aquila volere in una Cadillac, togliendo vita a me per darla a te. Che se in ceramica sarei stato senza anima, prendendomi ogni torto. Perché il nostro rapporto era una legge matematica. La vita come legge matematica, matematica. Sintassi di sinapsi ed emozioni. Sai che non è casuale matematica. A tutte le azioni corrispondono reazioni. La vita come legge matematica, matematica. Sintassi di sinapsi ed emozioni. Sai che non è casuale matematica. A tutte le azioni corrispondono reazioni. Io di fronte a te, te di fronte a me. Ti cercavo dentro me nelle mie cellule. Speravo di trovarti ma non niente da fare. Ti dai corda un cavaliere errante, lui continuerà a sbagliare. Se mi fa male, ti giuro che fa molto male. La vita estetica la voglio abbandonare. Ma meglio amare, donne amare pronte a perderti. Invece di remare in un grande mare di iperboli. Oh yeah! Wow, ma che figata! Mi è venuta voglia di mettere sulla puntina e screcciare un po'. Ma... Mamma mia! Che bello, bellissimo, bello, bello davvero. Complimenti per questa idea rivoluzionare. Sì, è molto... Poi a me, fanno impazzire queste cose che sono davvero originali, però... Come viene a me da definire smart, cioè nel senso catchy, che ti arrivano e dici sì, ha colto il punto, cioè senza fare robe troppo complicate, no? Geniali, quindi grazie. Bello, bello. Progetti del futuro, per il futuro. Progetti del futuro, adesso c'è tante cose in ballo, sostanzialmente sto, mettiamola così, sta per uscire, non a brevissimo, ma nell'arco di quest'anno, un EP, quantomeno, in cui rivisiterò canzoni del cantautorato italiano classiche, come può essere De André, Rino Gaetano, Dalla, De Gregori, Branduardi, chi più ne ha più ne metta. Ma scusa tema... se ti interrompo, sempre con questo genere, diciamo? Dipende, da canzone a canzone può variare. Ti dico solo che una canzone da Rino Gaetano, quindi il suo genere, l'ho trasformata in reggaeton, quindi può veramente accadere di tutto. Esatto. In uscita e per... quindi ci sarà questo... è ancora segreto. Però indicativa, nel senso non c'è... si parla del 2021? 2021. Ok, perfetto. Okay. Quindi è un progetto che arriverà, ecco, non si parla tra tot di anni, quindi... Assolutamente, a breve. Perfetto, bene. Invece, Annalisa, che lei è molto più emozionale di me, ha un'ultima domanda per te, prego. Cosa ti porta, sconosciuto, a andare avanti a far musica e esprimerti in questo modo, con la musica? Penso che con la musica io riesca ad esprimere sensazioni che altrimenti non esprimerei in nessun'altra maniera. E perciò per me è importante trovare una chiave di lettura per parlare dei miei sentimenti, volta per volta sempre più interessante, sempre più innovativa, sempre più catchy o più originale. Bello. Mi piace, molto bello. Bello. Beh, noi intanto ti ringraziamo perché è un piacere aver ascoltato la tua musica, ma le cose da dire purtroppo, anzi per fortuna, per un artista sarebbero tante, purtroppo, ecco questo volevo collegare, stasera i tempi sono questi, ma proprio per questo... Ti seguiamo sui social, esatto, quindi mi raccomando. Ti seguiremo sui social, in particolare su Instagram, che è 00sconosciuto00. Che figata. Wow, grazie mille. Ciao, grazie a voi. Grazie, ciao.